Ciao a tutti, siamo con il presidente Abbagnale della Federazione Italiana Canottaggio. Salve presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, presidente, a 10 giorni dalla scadenza del bando, come possiamo fare il punto della situazione? Ma il punto, diciamo che più che punto, questo è stato un incontro per diciamo, andare oltre quello che praticamente sarà l'intervento che oramai è stato già in qualche modo identificato e finanziato. Il punto vero e proprio dell'inizio e delle conseguenze dei lavori lo possiamo fare una volta che i lavori saranno appaltati e anche determinare la tempistica degli interventi, perché questo coinvolgerà naturalmente la preparazione della nostra squadra che sarà presente a Pitiluco da aprile fino a metà agosto e quindi i lavori saranno un po' determinati anche dal nostro utilizzo del centro e quanto potranno impattare sul contesto della nostra preparazione. Quindi ci possono essere dei lavori che possono iniziare subito, magari che hanno poco impatto su quello che sono l'utilizzo che noi facciamo del centro e dei lavori che magari praticamente cominceranno dopo che noi abbiamo lasciato il centro a fine preparazione 2019. Certo, e per farci un'idea, quali possono essere questi lavori che possono iniziare subito e che quindi, diciamo, non vanno a interferire con la preparazione degli atleti? Questo lo si stabilirà con la ditta che sarà vincitrice dell'appalto. E in cosa consiste questo, cioè, nel senso, quali lavori verranno effettuati? I lavori sono soprattutto di riqualificazione del centro in materia energetica e soprattutto abbattimento delle barriere architettoniche. Va benissimo, la ringrazio. Buongiorno.